Anche nell'assemblea di oggi abbiamo fatto qualche accenno per quello che riguarda il 2022 che vede aggiungere alla pandemia anche una situazione di guerra che ci rattrista a tutti, ci preoccupa, ma che contiamo, speriamo, possa essere superata nelle prossime settimane e che quindi ci possa alla fine far avere un 2022 in linea con il 2021. L'augurio che faccio a tutti i nostri soci, ma a noi tutti in generale, è che questa situazione drammatica venga a terminare in modo da poterci impegnare e dedicare al massimo, per quello che riguarda noi in particolare, il nostro lavoro consiste nel dare supporto al territorio in cui operiamo. Chiudiamo l'anno 2021 con un bilancio che ci lascia soddisfatti sia da un punto di vista dello sviluppo dimensionale della banca sia da un punto di vista economico. L'anno è iniziato abbastanza bene, ritengo che anche quest'anno si riesca a fare la nostra parte. Voglio ringraziare i nostri collaboratori che si impegnano con senso di appartenenza, con sacrificio, e ritengo che se la banca oggi sia in grado di reggere il mercato e di produrre anche dei buoni risultati lo debba a questi nostri ragazzi.